Invece continua il nostro giro all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Oggi ci troviamo a Bologna e lavoreremo con il nucleo radiomobile, però per le presentazioni al comandante maggiore, prego. Buongiorno, sono il maggiore Grimaldi Vito Massimiliano, comandante del nucleo radiomobile di Bologna. Maggiore, vogliamo raccontare in che cosa consisterà il nostro servizio? Oggi svolgeremo la tipica attività di pronto intervento del nucleo radiomobile, quindi interverremo su tutte le richieste che i cittadini formulano al 112 della nostra centrale operativa. Gireremo con quest'auto, giusto? Esatto, gireremo su quest'auto, ma prima di salire a bordo lei deve essere arruolato. Bene amici, siamo pronti, arruolati, andiamo, iniziamo il servizio. Arriva la prima chiamata, una lite tra un uomo e una donna in un appartamento di Bologna. Siamo corsi immediatamente sul luogo. Cosa è successo, maggiore? Abbiamo una richiesta di intervento per una lite in famiglia, però di fronte all'abitazione non c'è nessuno che risponde. Vabbè, c'è qualcuno in casa? Dopo vari tentativi per entrare nell'appartamento, sono intervenuti i vigili del fuoco entrando dall'esterno. Nonostante tutta la baraonda sollevata, al nostro arrivo non abbiamo trovato nessuno. Ci spostiamo poco fuori dal centro di Bologna per un controllo di un magazzino abbandonato. Maggiore, che cosa succede in questa zona? Qui siamo in una zona periferica di Bologna, a ridosso di via Stalingrado, in uno dei casolari abbandonati, dove spesso trovano rifugio spacciatori e personaggi poco illustri della nostra città. E noi adesso ci accingiamo a fare un controllo, un'ispezione per verificare la loro presenza e dobbiamo procedere con la massima cautela indossando i dispositivi di sicurezza perché potrebbero essere armati di asci o coltelli come solitamente accade. Ecco, guardate che cosa abbiamo trovato. Un'ascia e un bastone, prontamente sequestrati dai carabinieri. Calano le ombre e le operazioni illecite aumentano in piazza 8 Agosto e in via Maroncelli. Questo ragazzo di origini africane aveva con sé una notevole quantità di erba e hashish che sono state subito sequestrate dai carabinieri e portate con lui in caserma. Arrivano altri carabinieri delle CIO, le compagnie di intervento operativo in supporto e il controllo antispaccio continua nella piazza e nel parco. Anche in questo caso i carabinieri sono riusciti a fermare e a identificare gli spacciatori presenti nella zona. Noi cambiamo servizio questa sera insieme al maggiore Marco Fragassi, comandante della compagnia Bologna Centro. Che cosa faremo, maggiore, questa sera? Effettueremo un servizio di controllo del territorio in zona universitaria, in particolare ci concentreremo sul servizio antidroga finalizzato a contrastare appunto il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona universitaria della città di Bologna. Proprio nella piazza universitaria, guardate, viene arrestato un altro spacciatore di origini africane. Continuiamo il nostro servizio con chi pattuglia le strade della città felsinea con il controllo dell'alcol test. Maggiore, che cosa è questo strumento? Questo è un pretest per la verifica del livello alcolimetrico delle persone che noi controlliamo. Come funziona? Il cittadino soffia all'interno di questo bocchettone e si illumina il sensore. Positivo, passiamo immediatamente al test ufficiale, l'etilometro, consente di individuare il tasso effettivo alcolimetrico del sangue. Il ragazzo che avete valutato era 0,48, ma se fosse stato oltre 0,50 cosa avrebbe rischiato? Fermo amministrativo della sua macchina per 3 mesi, il ritiro della patente e una multa da 1.450 euro. Quasi alle prime luci dell'alba arriva una segnalazione che ci dice che una sala slot è ancora aperta nonostante le norme locali.
Maggiore, che cosa è successo in questa sala slot? È successo che in questa sala slot ha violato l'ordinanza comunale di chiusura entro le 22. Sono le 4 di notte, è ancora aperta e ci sono degli avventori che continuano a giocare alle macchinette. E questa violazione comporta una contravvenzione di circa 9.000 euro, corrispondente a orientativamente 400 euro per ogni macchinetta accesa. Guardate. A cold finger. E come nei film polizieschi, la colazione è tutti insieme all'alba. Amici, è finita la nostra avventura a Bologna, devo dire anche in questo caso ricca di emozioni. Guardate che gran finale con i nostri due maggiori che ci hanno accompagnato nel servizio di oggi. Posso dirvi una cosa veramente con il cuore in mano, bravissimi, ma soprattutto bravi anche per la repressione che fate nei confronti di chi vende la droga. Finiamo con il classico motto che utilizziamo ormai dalla nostra prima puntata. Viva l'arma dei carabinieri. Signori, grazie, alla prossima puntata. L'appuntamento è alla prossima pubblicazione del Carabiniere. Vi aspetto, restate sintonizzati. Ciao!